Completiamo quanto visto sulle disequazioni dove abbiamo scomposto il termine a sinistra del maggiore o minore, fattorizzandolo e studiando il segno dei diversi fattori. In quel caso avevamo disequazioni intere, ok? Se una disequazione si presenta in questo modo, è scritta come, in termini a sinistra, come prodotto di due fattori, x più 2 e x meno 3. Abbiamo visto come si risolve, c'è una regola dell'algebra che ci dice che il prodotto di due numeri è positivo se hanno lo stesso segno. Quindi vado a vedere il segno di un fattore, il segno dell'altro e li confronto. D'accordo? Qui l'unico, il bonus di questa situazione, questo tipo di esercizio, è che non ho denominatori. Questa non è una frazione algebrica. Quello che vediamo adesso è il caso in cui uno dei due fattori in realtà è un denominatore. Questo l'abbiamo già visto. Andiamo a vedere cosa succede. C'è una piccola sfumatura diversa. Se ad esempio ho x più 2 fratto x meno 3 maggiore o uguale a 3. Questa è una disequazione fratta, perché x meno 3 è un denominatore. Cambia poco, perché? Perché comunque la regola elementare dell'algebra mi dice che se ho un numeratore diviso un denominatore, il segno della frazione è positivo se hanno entrambi lo stesso segno. Quindi faccio la stessa cosa, vado a studiare il segno del numeratore, il segno del denominatore e poi li confronto. Quindi il numeratore è x più 2, mi chiedo quanto è positivo o nullo. Ok, come avrei fatto se fossi intera? Sposto il 2 a destra, ho x maggiore o uguale a meno 2. Cioè, il numeratore è positivo o nullo se x è maggiore o uguale a meno 2. Ok? Tutto chiaro? Denominatore è x meno 3. Anche qui vado a studiare il segno del denominatore, ma non posso metterlo uguale a 0. È un errore metterlo uguale a 0. Perché lo 0, il valore che annulla il denominatore, rende questa espressione non calcolabile. Questa è la sola differenza. Nelle frazioni il denominatore non può essere 0. Lo 0 al denominatore non è mai accettabile. Se fosse stato x più 2 per x meno 3, avrei messo anche qui maggiore o uguale. Ma siccome è un denominatore, lo 0 non lo accetterò in nessun caso come soluzione. Ok? Quindi sposto il 3 a destra, x maggiore di 3. Il denominatore è positivo se x è più grande di 3. E poi si fa la tabella solita, come facevamo prima. Cambio fase così vedete meglio, ditemi se posso tirare. Ok, morale della favola, il numeratore è positivo se x è più grande o uguale a 2, il denominatore è positivo se x è maggiore di 3. Adesso andiamo a confrontare questi due risultati con la tabella. Quindi sull'asse che riporta il valore della x ho due valori notevoli, il meno 2 e il 3. Non importa se non sono in scala, basta che ce ne ho ordinati. Il numeratore era x più 2, che è positivo a destra di meno 2, quindi più meno e meno 2 si annulla. Il denominatore, x meno 3, è positivo a destra di 3, quindi meno più. Il fatto che in 3 il denominatore si annulli fa sì che il 3 non è accettabile in nessun caso. Quindi al posto di metterci il tondino metto una piccola x che sta a indicare questo numero non è buono comunque perché annulla il denominatore. Ok?
questo tondino mi dice questo potenzialmente è soluzione, perché se la mia disequazione è maggiore o uguale a 0, il meno 2 è una soluzione. Il 3 non lo sarà mai, perché annulla il denominatore nelle frazioni, il denominatore non deve mai essere uguale a 0. Questa è l'unica differenza tra disequazioni fratte e disequazioni intere. Tiriamo le somme. Meno diviso meno, più. Più diviso meno, meno. Più diviso più, più. Meno 2, in meno 2, il numeratore è nullo, il denominatore è negativo, qui la frazione si annulla. In 3 invece il numeratore è positivo, il denominatore è nullo, la frazione non esiste, questo lo butto via. Ok? L'esercizio mi chiedeva quando è che questa frazione è positiva o nulla. Guardo la tabella e dico dove ho il più ce l'ho qua e qua. Ma lo 0 è soluzione, cioè scusatemi, meno 2 è soluzione, il 3 no. Quindi le soluzioni sono x minore o uguale a meno 2 oppure x maggiore di 3, non maggiore o uguale a 3. Il 3 non è soluzione perché annulla il denominatore, è l'unica differenza. Se tutto chiaro fin qua, se avessi avuto stessa frazione ma solo maggiore, non maggiore uguale, non cambiava niente, solo il fatto che non avrei messo l'uguale qua, perché il 2 annulla la frazione, se io non voglio che si annulli, il meno 2 non lo metto. Il 3 non l'avrei messo in nessun caso, se ci fosse maggiore o uguale, se ci fosse solo maggiore, perché annulla il denominatore. Ok? E sarebbe stato un errore mettere nella soluzione x maggiore o uguale a 3, perché il 3, anche se la disequazione ha il maggiore o uguale, il 3 non è mai soluzione, annulla il denominatore. È tutto chiaro? Quindi domanda? La x che si mette lì a denominatore. Quello che significa questo valore, qui il denominatore cambia segno, a sinistra di 3 è negativo, a destra di 3 è positivo, in 3 si annulla, ma siccome si annulla come denominatore non lo tratterò mai come buono, lo butterò sempre via. Quindi non ne tengo conto? Non lo accetterò mai come soluzione. Tutto lì. Il denominatore non è mai soluzione. Non deve mai essere uguale a 0. Ok. Perché rende la frazione non calcolabile. Ok. Tutto chiaro fin qua. Ma facciamo anche questo, perché casomai facciamo esercizi su entrambe le cose. Può succedere che io devo risolvere simultaneamente, cioè per le stesse x, diverse disequazioni. Mi spiego meglio. Se io prendo un triangolo, okay, lato A, lato B, lato X, e suppongo di avere noti questi due lati, posso costruire un triangolo solo se il terzo lato, ok, è più corto della somma di questi due, se no non ce la faccio. Inoltre deve essere più lungo della differenza, cioè x deve essere più piccolo di a più b, altrimenti non lo chiudo, e più grande della differenza.
se x fosse più corto della differenza tra a e b, non chiuderei il triangolo. Questo significa che devono valere simultaneamente due condizioni. Il mio lato incognito deve essere più piccolo della somma dei due lati e simultaneamente più grande della loro differenza. Qualunque triangolo io costruisca a partire da due lati noti, il terzo lato è vincolato ad avere quella proprietà, non può essere un numero qualsiasi. Vedi che se A è 5 e B è 4, ok, non può essere 1. Scusami, non può essere più piccolo di 1. 5 meno 4. Se x è un mezzo, il triangolo non lo chiudo. Perché male che vada, se questo lo porto sul lato AB, mi rimane questa come differenza. Se x è più corto di quella, non riesco a chiudere il triangolo. Per formalizzare il fatto che questa disequazione vale simultaneamente a questa, simultaneamente qui è un avverbio di tempo, ma significa per le stesse x, cioè questo simbolo e questo simbolo sono la stessa cosa, si usa la graffa. Questa parentesi graffa significa questa condizione vale insieme a questa. E ottengo un sistema. Disequazioni. Un sistema può contenere 4, 5, 3, 10, 200 disequazioni, non è un problema. Ma in questo caso risolvere un sistema di disequazioni significa determinare quali sono i numeri che posso mettere al posto della x in modo che valga questa condizione e anche questa. Qui la cosa è semplice, se ad esempio a vale 5 e b vale 4, allora la mia condizione è che x sia compreso tra 1 e 9. Deve essere più grande la differenza dei due lati e più piccolo della loro somma. Ok, quindi questo ci dice anche tra l'altro come procedere. Supponete di, facciamo un passo indietro, di avere x minore di 9 e x maggiore di 1. X più piccolo della somma, x più grande la differenza. Ok? Risolvere il sistema di disequazioni significa trovare quali sono le x che rendono vera la prima e vera la seconda. Non c'è un prodotto di fattori qui, c'è un'intersezione tra soluzioni. Quelle due sono già risolte. Questa è già in forma normale, è già risolta. Risolvere il sistema significa intersecare tutte le soluzioni. Per farlo confronto le soluzioni della prima e della seconda disequazione, se ne ho solo due, o dire tre se ne ho tre o quante ne ho, con una tabella che non è più una tabella di segno, ma una tabella di verità. Questo significa, questo simbolo, la graffa, significa devono valere, questo prendiamolo S1, cioè soluzione della prima disequazione, S2 soluzione della seconda, il sistema ha un insieme di soluzioni che è l'insieme delle soluzioni della prima disequazione intersecato alle soluzioni della seconda. Oppure sul piano formale logico è equivalente a dire x minore di 9 e x maggiore di 1. Le due proprietà sono legate da una e, devono valere insieme. Vi ricordate cosa significa questo simbolo in logica? Questa frase, questa e, questa proprietà, risulta vera se è vera la prima e vera la seconda. Ok?
Quindi costruirò una tabella non di segni più o meno, ma di vero o falso. Per x qui ho due valori notevoli, l'1 e il 9. La prima disequazione, S1, è risolta se x è minore di 9. Quindi a sinistra di 9 è vera, oltre il 9 è falsa. Non c'è un più e un meno, attenzione. La seconda disequazione è vera se x è più grande di 1, quindi è falsa qui, vera e vera da queste parti. Le soluzioni del sistema, cioè S1 e S2, risulta vero dove sono vere entrambe, cioè solo in questo intervallo. Qui è falsa e qui è falsa. Quindi S, l'insieme di soluzioni del sistema, è formata dalle x comprese tra 1 e 9. Una S. È qualcosa di profondamente diverso da quello che abbiamo visto prima. Prima ho un prodotto tra fattori. Qui ho l'intersezione tra diverse condizioni. Attenzione a non confondere le due cose. Esercizio. Può anche succedere che non ci sia nessun intervallo dove sono vere tutte e due. In quel caso il sistema non ha soluzione. È possibile, può succedere. Andiamo per esempio questo. Meno 7x maggiore o uguale a 0. La prima è 4x più 5 maggiore o uguale di non sento uguale, posso dare. Qui ci sono maggiore sopra, sotto meno 3x meno 1. Qui ho un sistema di due disequazioni che devo risolvere separatamente. Okay? E dopo intersecherò le soluzioni. Le porto avanti entrambe. Per risolvere la prima, cioè per avere solo x a sinistra, devo dividere per meno 7, quindi a sinistra mi rimane x. 0 diviso meno 7 fa 0, ma siccome divido per meno, questo diventa minore, era maggiore, diventa minore, perché ho diviso per un numero negativo. Qui invece nella seconda tolgo le parentesi, 4x più 5 maggiore o uguale di meno 3x più 3, e poi porti i termini con la x a sinistra, quindi senza x a destra. Quindi ho x minore di 0 sopra e sotto, ho 4x più 3x maggiore o uguale di, che era 3 meno 5. Ho spostato i termini con la x a sinistra, dimmi. Certo. Ho preso il meno 3x, l'ho portato a sinistra, diventa più 3x. E il più 5 va a destra, diventa meno 5. Quindi ho 4x più 3x maggiore o uguale di 3 meno 5. Di 0, 3x e 4x fa 7x maggiore o uguale di 3 meno 5 fa meno 2, e mi rimane x minore di 0 e x maggiore o uguale di meno 2 settimi. Qui divido per più 7, quindi questo simbolo non cambia, qui divido per un numero positivo.
Certo. A questo punto non ho pronto per fare la tabella. La tabella ha due valori notevoli, lo 0 e meno 2 settimi. La prima disequazione, S1, è soddisfatta ed è risultata x è minore di 0. La seconda, S2, se x è maggiore o uguale di meno 2 settimi. Quindi x minore di 0 significa vero a sinistra, vero, vero, falso, maggiore o uguale di 2 settimi, falso, vero, vero, e qui metto un tondino perché questo valore è accettato, questo verifica la disequazione. A sinistra di meno 2 settimi è falsa, tra meno 2 settimi e 0 è vera. In meno 2 settimi è vero o è falso il sistema? Falso. È vero, perché sono vere entrambe. Questo cade tra due veri, questo è vero. Vero sopra, vero sotto, questo è buono, è vero. In 0 invece la prima è falsa, x minore di 0, 0 non è soluzione. Lo è per la seconda, ma quindi qui non lo posso mettere, perché verifica solo la seconda, poi lo faccio. Di conseguenza il vero cade tra meno 2 settimi e 0, quindi le soluzioni sono meno 2 settimi minore o uguale a x che è minore di 0. Posso girare? Meno 2x più 1 maggiore di 0, 3x minore di 0, x meno 3 maggiore di 0. Qui ho tre disequazioni. La prima, sposto l'1 a destra e divido per meno 2 e ottengo meno 1 diviso meno 2 fa più un mezzo, ma questo cambia verso, x minore di un mezzo. La seconda diviso per 3 e ho x minore di 0, 0 diviso 3 fa 0, siccome divido per più 3 questo non cambia verso e infine sposto il 3, il meno 3 a destra, ho x maggiore di 3. In cui ho un mezzo 0 e 3, 0, un mezzo, 3. La prima disequazione è verificata a sinistra di un mezzo, la seconda a sinistra di 0, la destra a destra, la terza a destra di 3. Vero, vero, falso è falso, vero, falso, falso è falso. Tutto falso è falso, 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 vero è falso. Questo sistema non ha soluzioni. Non ci sono x che verificano simultaneamente tutte e tre le situazioni. Quindi è impossibile.